Buongiorno, sono Fabrizio e sono un consulente finanziario indipendente, regolarmente iscritto all'albo dell'OCF. Oggi vedremo quali sono i vantaggi di una consulenza indipendente, libera da ogni conflitto di interesse. Prima di iniziare, però, vi invito a mettere un mi piace ed iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sugli ultimi video in tema di investimenti e finanza personale. Ok, iniziamo. Allora, se avete dei risparmi da investire, dove dovete andare? Di chi ti puoi fidare? Chi veramente fa i tuoi interessi? Probabilmente andrete nella banca del vostro paese, oppure vi informerete online, finendo nuovamente in un'altra banca. Ah, come non scordare le assicurazioni o le poste? D'altronde, la banca è il posto più sicuro dove investire i propri soldi, vero? Siamo sicuri che sia veramente così? Da un sondaggio della Consob, 8 investitori su 10 in Italia non conoscono i consulenti finanziari indipendenti, cosa fanno e nemmeno sanno come funziona il modello di business delle banche che, indovinate, non è incentrato sulla consulenza vera e propria, ma sulla vendita di alcuni prodotti finanziari. Quando andate in banca, infatti, vi propongono un determinato tipo di fondo, non vi chiedono alcun compenso, quindi lavorano gratis? No, nemmeno per sogno. Ma il loro guadagno non è nella consulenza, ma all'interno dei fondi che vi vendono, che in alcuni casi queste commissioni possono arrivare anche fino a un 3% annuo del totale investito. Stiamo parlando di cifre assurde, su un capitale di 100.000 euro sono 3.000 euro annui, cifre veramente mostruose. Infatti il promotore finanziario lavora per la banca e non per il cliente, è da qui che viene il conflitto di interesse a danni dell'investitore. La banca infatti è il datore di lavoro del consulente, pertanto è dalla banca che riceverà lo stipendio, quindi il consulente sarà propenso ad effettuare gli interessi di questa. Il suo stipendio appunto dipenderà 1) dalla quantità di fondi che riuscirà a piazzare ai propri clienti e 2) dalle commissioni che questi prodotti generano alla banca alle spese del cliente. Ma voi potreste dirmi, magari quei fondi sono i migliori in circolazione? No, ormai è pieno di statistiche online dove si vede chiaramente che sono pochissimi i fondi che riescono a battere il mercato e quasi nessuno riesce a farlo per più anni di fila. Il consulente in banca o promotore finanziario tende a vendervi la cosa che più conviene alla banca e non quello che rispecchia i vostri reali bisogni. Poi ovviamente sono sicuro che si possono trovare in giro molti consulenti bancari molto bravi e preparati. Il problema non è il consulente in sé, ma il business effettivo delle banche e di alcuni prodotti bancari dalla scarsa qualità. Pensateci bene, perché dovrei vendervi un ETF che replica fedelmente il mercato quando potrei vendervi un fondo dove la banca guadagna il 3% annuo sul vostro capitale? Esatto, questo è il problema che sta alla base della consulenza bancaria. Ora, vediamo chi è il consulente finanziario autonomo o anche detto indipendente. È un professionista iscritto ad un albo, l'OCF, l'organismo che vigila sul corretto operato dei consulenti. Questa iscrizione avviene dopo il superamento di una prova valutativa molto difficile. Questo professionista non deve avere legami con banche, istituti finanziari o emittenti finanziari. Per questo viene anche definito autonomo o indipendente. Non riceve alcun compenso da nessun intermediario per legge, se non dal cliente stesso, facendo quindi esclusivamente gli interessi del cliente e non della banca o dell'assicurazione di turno. Anche Milena Gabanelli, giornalista e conduttrice televisiva, ha realizzato un servizio dove spiega i vantaggi della consulenza finanziaria indipendente. Se vi interessa approfondire il tema, vi lascio il link in descrizione. Vi consiglio di vederlo perché è veramente molto molto interessante. Ma quindi, quali sono i vantaggi di un consulente finanziario indipendente? In primis, non è in conflitto di interessi, quindi non è remunerato dal prodotto che vi vende, ma dalla consulenza vera e propria. Quindi ha una parcella, come un avvocato o un commercialista. Questa parcella viene definita in base al servizio richiesto, come la complessità oltre necessità finanziaria. Per il consulente, infatti, è di fondamentale importanza creare un rapporto improntato sulla fiducia e di trasparenza con il proprio cliente. Questo consente di individuare correttamente le esigenze e formulare la migliore strategia. Secondo, il consulente vi consiglierà gli strumenti più efficienti sul mercato, anche cercando di abbassare i costi di gestione di quest'ultimi, risparmiando così dei soldi che potete tenervi o decidere di reinvestire sui mercati finanziari. Il consulente inoltre seguirà l'andamento del portafoglio del cliente, monitorandolo ogni giorno, verificando se sono necessarie ulteriori modifiche. Pianificazione. Un consulente finanziario indipendente non si limita alla vendita di un fondo o di un altro, ma si segue costantemente il cliente, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi. Come tutti, questi obiettivi
obiettivi possono cambiare nel tempo. Immaginiamo la nascita di un figlio, magari si deve cambiare casa. Bisognerà mettere da parte qualche soldo per la futura università del figlio. Ecco, il consulente vi aiuterà a pianificare e ripianificare la strategia in base alle vostre esigenze. Risparmio. Infatti il consulente vi consiglierà i migliori prodotti finanziari in termini di qualità ed efficienza dei costi, evitando così di sprecare ingenti somme in prodotti che tendenzialmente cari e poco efficienti. Infatti nei mercati meno costi avete e tendenzialmente maggiori saranno i vostri guadagni, perché appunto sgravati da inutili inefficienze. Siete interessati a saperne di più sulla consulenza finanziaria indipendente oppure volete un aiuto per i vostri investimenti? Vi lascio il link del sito di Portafoglio Smart, dove potete contattarmi tranquillamente e senza impegno. Il video termina qui. Vi ricordo che poi ho anche attivo un canale Patreon, dove potete rimanere aggiornati sulle notizie macroeconomiche che seguo, sui movimenti del mio portafoglio personale, e faremo delle live mensili riservate in tema di investimenti e finanza, dove risponderò anche alle vostre domande. Un saluto a tutti e ciao!